Ok, vediamo di fare la correzione della verifica sulla seconda parte dell'equazione di secondo grado. Questa era questa. Esercizio 1A chiedeva costruire un'equazione di secondo grado che abbia le seguenti soluzioni. X1, 2, x2 è uguale a meno 3. Ok? Per ottenere un'equazione che abbia queste come soluzioni, calcoliamo prima la somma delle due soluzioni, x1 più x2, che è 2 meno 3, meno 1, e poi il prodotto, x1 per x2, che è 2 per meno 3, meno 6. Abbiamo già visto a suo tempo che l'equazione che cerco ha la forma x alla seconda meno la somma delle soluzioni per x più il prodotto uguale a 0. Se costruisco la somma, cambio il segno e la metto il coefficiente della x e poi il termine noto del prodotto, questa equazione è quella che ha come soluzioni quelle date. Quindi nel nostro caso avremo x alla seconda, la somma è meno 1, quindi meno la somma è più 1, quindi più x, il prodotto è meno 6, quindi meno 6 uguale a 0. Questa è l'equazione cercata. È bene verificare che le soluzioni siano proprio quelle che volevamo, quindi andiamo a risolverla. Lo scrivo. Oh, pardon. Ahimè, ho copiato la vecchia equazione. Mi date un attimo di pazienza. Inseriamo una pagina vuota. Cambiamo lo sfondo. Allora, x alla seconda più x meno 6 uguale a 0. A vale 1, B1 e C meno 6, quindi il delta vale B alla seconda che è 1, meno 4AC, quindi meno 4 per 1 fa meno 4, per meno 6 fa più 24. Il delta è 25, è il quadrato di 5, quindi le soluzioni sono x1, x2, meno B, quindi più meno 1, perché B è 1, più o meno la radice di 25 diviso 2. Radice di 25 fa 5, quindi 5 meno 1, 4 diviso 2, 2. Meno 1 meno 5 fa meno 6 diviso 2 meno 3. Sono proprio quelle desiderate. Ok, quindi la risposta all'esercizio è l'equazione richiesta x alla seconda più x meno 6. E le sue soluzioni sono 2 e 3. Se volete, questo è un controllo. Poi avevamo l'1B, stessa domanda del precedente, con x1 uguale a meno 1 e x2 un mezzo, se non ricordo male, sì. Stesso procedimento, calcolo prima la somma, x1 più x2, quindi meno 1 più un mezzo che fa meno un mezzo e poi il prodotto x1 per x2 meno 1 per un mezzo che fa meno un mezzo. Quindi di nuovo x alla seconda meno sx più p uguale a 0 diventa x alla seconda meno la somma diventa più un mezzo x più il prodotto dice un meno, pardon, uguale a 0. Questa è l'equazione che cerco. Verifichiamo che quella mi dà le soluzioni che volevo. Cambiamo pagina. Abbiamo x alla seconda più
mezzo x meno 1 mezzo u uguale a 0. Il delta vale via la seconda, 1 quarto, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 1 mezzo fa più 4 mezzi, cioè più 2. Vi ho 1 più 8, 9 quarti. Quindi x1, x2, meno b, quindi meno un mezzo, più o meno la radice di 9 quarti, diviso 2 volte a, che è 2. Meno un mezzo, più o meno la radice di 9 quarti è 3 mezzi, diviso 2. Col segno più, ottengo meno un mezzo più 3 mezzi, che fa 2 mezzi, che è 1, diviso 2 è 1 mezzo. Col meno un mezzo meno 3 mezzi fa meno 4 mezzi, cioè meno 2, diviso 2 meno 1. Che sono proprio quelle richieste. Meno 1 e 1 mezzo. L'equazione è quella cercata. Domande? Pagina, esercizio numero 2A. Il 2A è una semplificazione del precedente perché vi chiede, trova due numeri se esistono che abbiano data, somma e prodotto. La somma nel primo caso è 5, il prodotto 6. Non faccio altro che riutilizzare la stessa tecnica di prima, cioè x alla seconda meno sx più p uguale a 0, che diventa x alla seconda meno 5x più 6 uguale a 0. Basta sostituire s e p. Calcoliamo il delta. B alla seconda 25, meno 4ac, meno 4 per 1 per 6 fa meno 24. Il delta è 1, i due numeri esistono perché il delta è positivo. Ricalcoliamo x1, x2, meno b, cioè meno meno 5, quindi più 5, più o meno radice di 1 che fa 1, diviso 2 volte a, che è 2. 5 più 1, 6, diviso 2, 3. 5 meno 1, 4, diviso 2, 2. I due numeri sono 3 e 2. Tre più due, cinque, tre per due, sei. Ok? Esercizio 2B. Posso girare pagina? Trova sempre due numeri che abbiano somma 0 e prodotto meno 4. Di prima, x alla seconda meno sx più p uguale a 0 diventa x alla seconda, se s è 0, 0 per x fa 0, non lo scrivo neanche, più p è meno 4 uguale a 0. Qui posso fare delta eccetera eccetera eccetera, però questo qui è un prodotto notevole, questa è un'equazione pura, qui è sufficiente spostare i 4 a destra e fare la radice a destra e a sinistra. X è uguale a più o meno 2. I due numeri sono 2 e meno 2. I due numeri cui il quadrato è 4 sono 2 e meno 2. Infatti la loro somma è 0 e il loro prodotto è meno 4. Esercizio numero 3. Semplifica se possibile la seguente frazione. X meno 3 fratto
x alla seconda meno 5x più 6. Per semplificare la frazione devo vedere se posso scomporre il numeratore e il denominatore. Il numeratore non si può scomporre perché i due monomi numeratori non hanno termini simili. Il denominatore che è danno termini comuni, scusate, il denominatore il polinomio denominatore è di secondo grado e per scomporre devo vedere qual è il suo delta e fattorizzarlo con la regola ax alla seconda più bx più c. Abbiamo visto che si può fattorizzare in a per x meno x1 per x meno x2 a patto che x1 e x2 esistano, cioè che il delta dell'espressione non sia negativo. Ma questo non serve che lo rifaccio, perché l'ho appena fatto. Scusate un secondo. X alla seconda meno 5x più 6. L'ho appena fatto. Okay? E i due numeri sono 3 e 2. Il delta è 1. Sai che rifaccio un'altra volta il calcolo? L'ho fatto nell'esercizio precedente. Quindi qui il delta vale 1, x1 e 2 valgono 2 e 3. Quindi il denominatore si scompone in a che vale 1, x meno x1 che vale 2, per x meno x2 che vale 3. Quindi questo è identico a x meno 3 fratto x alla seconda meno 5x più 6 è identico a x meno 3 fratto a che è 1, non lo scrivo, x meno 2 x meno 3. X meno 3 x meno 3 mi posso semplificare se x è diverso da 3 e quindi ottengo 1 fratto x meno 3. Attenzione, x meno 2 è denominatore prima e rimane denominatore anche dopo. 3b semplificare la frazione 4x meno 12 fratto 2x alla seconda meno 12x più 18. Allora, prima cosa che noto è che il numeratore e il denominatore hanno tutti coefficienti pari, quindi posso raccogliere un 2 sopra e anche sotto, anzi sopra addirittura un 4. Ricolgo 4, x meno 3, ho 2 per x alla seconda meno 6x più 9. Ok? Il 4 e il 2 posso già semplificarli, potevo farlo anche dopo, non è un problema. E poi devo vedere se posso scomporre x alla seconda meno 6x più 9. Quindi cosa devo fare? Se non mi accorgo che è un prodotto notevole, supponiamo che non me ne accorga, se me ne accorgo tanto di guadagnato. Ma se non me ne accorgo, calcolo il delta. A vale 1, B vale meno 6, C vale 9. Il delta di questo, il delta vale B alla seconda, quindi 36, meno 4 per 1 per 9. 4 per 9, 36. Quindi viene 36 meno 36, che fa 0. Se il delta è nullo, vuol dire che x1 e x2 sono identici. Quindi queste due parentesi sono identiche, perché questo numero e questo numero coincidono. Di conseguenza,
In quel caso il trinomio è multiplo di un quadrato, perché questo per se stesso fa x meno x1 alla seconda. Morale della favola, quando ho un delta nullo, il mio trinomio è o è multiplo di un quadrato. Nel nostro caso specifico, x meno 3 alla seconda. Quindi sopra ho, mi rimane 2x meno 3 fratto x meno 3 al quadrato. Se x è diverso da 3, posso semplificare x meno 3 e mi rimane 2 fratto x meno, sempre che x sia diverso da 3. Tutto chiaro? Se invece vedo subito che è un quadrato, non serve neanche che calcolo il delta, metto subito x meno 3 alla seconda. Meglio ancora. Dulcis in fundo. 4. Il 4 diceva, prendi l'equazione 9x alla seconda meno 2 per 3k più 1 per x meno 1 più k al quadrato uguale a 0 e chiedeva a per quale valore di k l'equazione ha due soluzioni reali, quindi esistano x1, x2 entrambi reali. Questa condizione, l'esistenza delle soluzioni reali, si traduce in quale condizione? Questo implica che il delta sia positivo o nullo. Un'equazione di secondo grado ha soluzioni reali se il delta non è negativo. Quindi, prima cosa importante, confronto l'equazione che mi viene data con l'equazione generale per identificare A, B e C, altrimenti non posso calcolare il delta. Allora, davanti a x alla seconda c'è 9, quindi a vale 9. Davanti a x c'è meno 2 per 3k più 1, quindi b vale meno 2 per 3k più 1. E oltre la x, cioè che non moltiplica né x alla seconda, c vale meno 1 più k alla seconda. Adesso posso calcolarmi il delta. B alla seconda meno 4ac. Ditemi se posso girare pagina. Il delta vale b alla seconda meno 4ac, quindi ho meno 2 per 3k più 1 tutto alla seconda, meno 4 per a che è 9, per c che è meno 1 più k quadro. Questa espressione deve essere maggiore o uguale a 0. B alla seconda meno 4ac. Ora mi conviene, anziché fare tutto lo sviluppo, qui ho un 4, qui dentro ho un meno 2 che diventerà 4. Prima faccio questo quadrato, quindi ho 4 per 3 i k, pardon, più 1 alla seconda meno 4 per 9 per meno 1 più k quadro maggiore o uguale a 0, divido tutto per 4, per più 4, quindi mi rimane 3k più 1 al quadrato meno 9 meno 1 più k alla seconda maggiore o uguale a 0. Attenzione, siccome divido per più 4, la disequazione mantiene lo stesso verso. Ok, posso buttare via questo 4 e questo 4, semplificando, perché tutti i coefficienti sono multipli di 4, perché ho numeri più piccoli. Semplifico. Se il 4 c'è dappertutto, posso buttarlo via. Quindi
divido tutto per 4. Io preferisco lavorare con numeri piccoli, se voi volete lavorare con numeri grandi non c'è problema. Più piccoli sono i numeri, più difficile è sbagliare. Potevate anche tenervi 4, non c'è nessun problema, però è più difficile. Facciamo questo quadrato. 9k alla seconda più 6k più 1. Quadrato del primo, doppio prodotto, quadrato del secondo. Poi ho meno 9 per meno 1 più k alla seconda. Togliamo questa parentesi. Quindi meno 9 per meno 1 fa più 9. Meno 9 per k alla seconda, meno 9. Secondo. Qui ho 9k alla seconda meno 9k alla seconda, questi posso semplificarli e mi rimane 6k più 1 più 9 fa più 10, maggiore o uguale a 0. Il 10 lo porto a destra e diventa meno 10 e poi divido per 6. K maggiore o uguale di meno 10 sesti, per gli amici meno 5 terzi. Quindi l'equazione parametrica data in partenza ha soluzioni reali se K è più grande di meno 5 terzi. Se è uguale a meno 5 terzi le soluzioni sono identiche, perché il delta è nullo. Se è più grande di meno 5 terzi, le soluzioni sono reali e distinte. Quesito B. Per quale valore di K una soluzione è 0? Diciamo x1 è uguale a 0. Ma qui ho due modi di procedere. La prima, quello più difficile, è ricordarmi che una soluzione è nulla se il prodotto delle due è 0, ma il prodotto è C fratto A. Quindi è C meno 1 più K alla seconda diviso A che è 9. Quindi metto questo uguale a 0. Oppure, più semplice, se questa equazione deve avere una soluzione nulla, vuol dire che se metto al posto di x 0, visto che 0 deve essere soluzione, l'equazione deve funzionare. Quindi non faccio altro che mettere la soluzione al posto della x nell'equazione e viene 9 per 0 che fa 0, meno 2 per 3k più 1 per 0 che fa di nuovo 0, e poi mi rimane meno 1 più k alla seconda che fa 0. E questa è un'equazione in K. Porto l'1 a destra e le soluzioni sono i valori di K il cui quadrato è 1, che sono 2, più o meno 1. Se K è 1 o meno 1, la mia equazione di partenza ha soluzione, una delle due soluzioni è 0. Fatto e misfatto. Domande? Se non ci sono domande, fermo qui. Ok?